In particolare sono oggetto della proposta di modifica le disposizioni del capitolo 4, equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico. Il disegno di legge ha la finalità di adeguare i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali alla riforma della contabilità degli enti stessi, anche attraverso processi di semplificazione delle procedure. Nello specifico, il provvedimento sostituisce i 4 saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali, prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsioni che di rendiconto. Inoltre vengono disciplinate le operazioni di indebitamento e l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Infine, viene demandato ad una legge statale il concorso delle autonomie alla sostenibilità del debito attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico. Ma facciamo ordine. La legge 243 fu approvata ai tempi del governissimo Monti, da un Parlamento quasi coralmente prono all'Unione Europea, che l'aveva imposta nel nome del rigore finanziario. Fra le richieste di Bruxelles vi era anche quella di rafforzare i principi di sostenibilità dei bilanci pubblici, introducendoli nella Costituzione. A tal fine venne varata la legge costituzionale 1/2012, di cui la legge 243 detta le disposizioni attuative. L'orrore del debito fu tradotto in una disciplina che non solo ha irrigidito la Costituzione, ma ha ridotto, oltre ogni ragionevolezza, i margini di manovra dei governi, con l'evidente conseguenza di imporre politiche economiche ancora più restrittive. In particolare, ha messo seriamente in dubbio la possibilità di attuare le politiche sociali che comunque trovano un riferimento nei nostri principi costituzionali. Hanno messo di fatto la Costituzione contro se stessa. L'iniziativa fu accompagnata da un clima punitivo, rovesciando sul cittadino le responsabilità di un intero ceto dirigente, imprenditoriale, politico ed amministrativo, e le modifiche che si ispirarono alle dottrine dominanti della politica europea guidata dalla mannaia BCE ridussero al nulla assoluto le possibilità future di scelte delle politiche economiche e di progresso del nostro Paese. Ed infatti il complesso di vincoli imposti da questa disciplina si è rivelata una gabbia in grado di soffocare qualsiasi segnale di ripresa. In questo quadro parrebbe inserirsi il disegno di legge licenziato dall'esecutivo, che punterebbe ad alleggerire tale complesso di condizioni prima ancora che diventino vincolanti. La legge rinforzata 243 del 2012 costituisce l'attuazione della modifica costituzionale per l'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Costituzione italiana, norma nei confronti del quale il Movimento 5 Stelle è sempre stato fortemente contrario. Pertanto, sebbene persista la nostra contrarietà verso l'inserimento in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, siamo tuttavia concordi nell'ammettere che esiste una necessità di riforma di questa legge. Ma nello stesso tempo siamo convinti che in alcuni casi il rimedio, come al solito, che si intenderebbe porre ad alcune anomalie di questa legge è peggiore del male. Per questo motivo ci saremmo dovuti limitare a votare contro questo provvedimento. Tuttavia, abbiamo presentato alcuni emendamenti con l'intento di migliorare alcune parti del DDL in esame, soprattutto a favore della semplificazione delle regole di bilancio imposte per gli enti locali e lo stimolo agli investimenti da parte degli stessi. Particolarmente critici appaiono, secondo noi, le modifiche recate dagli articoli 3 e 4 del provvedimento. Di fatto, le modifiche apportate agli articoli 11 e 12 della 243 operano una semplificazione del meccanismo di perequazione civica previsto, eliminando ogni automatismo e sopprimendo l'obbligo sia di prevedere nel documento di economia e finanza l'entità delle risorse da movimentare nelle diverse fasi del ciclo, sia di sottoporre al parere della Camera i criteri di riparto adottati. Non viene invece previsto, né nel testo vigente della 243, né nel testo risultante dalla revisione, che lo Stato debba trasferire alle amministrazioni locali
una quota maggiore di capacità di spesa eventualmente derivante dall'applicazione delle clausole di flessibilità previste dalle regole europee, nel caso in cui tali clausole riguardino fenomeni suscettibili di incidere sulla finanza locale. Non ci sembra che il presente DDL vada nella direzione auspicata, quella punta che punti alla semplificazione e definizione di una procedura celere e flessibile per implementare gli investimenti. Occorre ricordare in ogni caso che il livello di finanziamento dello Stato ai livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza e delle funzioni fondamentali, i cui standard sono definiti a livello centrale, deve essere calcolato anche in ragione dell'effettivo fabbisogno, seppur definito da norme specifiche. I limiti della spesa pubblica sono stringenti e non si può non tenerne conto quando si definisce il livello delle prestazioni da erogare. Tuttavia, bisogna avere anche la consapevolezza che è impensabile definire livelli essenziali di assistenza senza assicurarne contestualmente il finanziamento. In caso contrario, si farebbe ricadere la spesa solo su altri livelli di governo, senza avere un beneficio a livello di finanza pubblica. La semplificazione procedurale proposta aumenta il margine di discrezionalità del governo sulla misura dell'intervento per attenuare gli effetti del ciclo sulla finanza pubblica locale, cui fa fronte una maggiore incertezza sulle risorse a disposizione per le amministrazioni locali e quindi una riduzione della loro capacità di programmazione. Si deve infine rivelare come l'introduzione dei numerosi rinvii alla legge ordinaria dello Stato, senza particolari delimitazioni degli ambiti di materia, non aiuta a disegnare quel quadro di regole certe, di relazioni stabili e di obiettivi condivisi che la disciplina sull'equilibrio di bilancio e sulla sostenibilità del debito dovrebbe assicurare. La Costituzione, Presidente, è stata saggiamente prevista come un programma solidale. Casa, lavoro, salute, istruzione, ambiente, giustizia, tutto ha bisogno di interventi pubblici e poca resta agli italiani se si appendono i diritti alle contabilità di bilancio. I diritti sociali devono essere sempre garantiti e non degradati a meri limiti. Siamo consapevoli che occorrono severi controlli e che una spesa sbagliata deruba il cittadino. Ma attraverso una trappola mortalmente rigorista si può anche commettere lo stesso ignobile furto, impedendo la spesa pubblica solidale. La dimensione dei diritti è fondativa e fragilissima, una dimensione che ha sempre bisogno di venire argomentata e difesa, tanto più in un periodo di grave crisi economica e politica come quello che stiamo vivendo. Noi del Movimento ricordiamo costantemente che i diritti potrebbero rappresentare una straordinaria opportunità di rilancio per la politica, un'occasione per riacquistare legittimità e incisività, tornando a occuparsi delle vite delle persone, dei loro corpi, delle loro esigenze ed aspirazioni quotidiane, opportunità che finora la vostra politica però non ha colto. Vorrei ricordare infine quell'accorato appello dei premi Nobel dell'economia contro il pareggio di bilancio in Costituzione, che recitava con forza: nessun paese importante ostacola la propria economia con il vincolo del pareggio di bilancio. Per questo motivo non c'era e non c'è ancora oggi alcuna necessità di fare indossare al nostro paese una camicia di forza economica come quella voluta da Monti e non da solo. Grazie.